Siamo con l'avvocato Roberto Di Napoli, il quale ci vuole presentare le innovazioni della quarta edizione del suo libro dedicato all'anatocismo e altri vizi nei contratti bancari. Sì, è un lavoro che porto sempre ad aggiornare dal 2005 ormai. La prima edizione uscì a maggio 2005 e si è rivelato un libro sin dal primo momento, nonostante il fenomeno dell'usura bancaria e dell'anatocismo non erano diffusi quanto ora, si rivelò subito un libro che ha destato l'attenzione di molti, sia avvocati, consulenti e anche di imprenditori, in quanto cercando di utilizzare un linguaggio molto semplice e accessibile a tutti, quindi non solo ai professionisti, ma anche ai profani del diritto, come si può dire. Ed è un libro che è arrivato alla quarta edizione, in quanto negli anni anche l'editore, il maggior editore, ha avuto interesse, ha ritenuto comunque di continuare a stamparlo, aggiornandolo, perché proprio ha avuto un buon numero di vendite, credo, non voglio dire numeri, non vorrei sbagliare, ma credo che abbia superato le 7-8 mila copie negli Beh, anni. visto l'interesse che sta montando su questo argomento, che poi in Italia si tratta praticamente di incominciare. Una volta iniziato e una volta che questo ha portato dei frutti, automaticamente tutti, c'è una moltiplicazione di interessi, sono tutti interessati, no? Certo, poi questo libro in realtà molte, diciamo, non chiamo recensioni, ma chiamo più che altro commenti, perché dai commenti che leggo su Facebook, sul blog o email che mi arrivano, vedo che l'interesse è maggiore, determinato anche dal fatto che è un volume nel quale ho cercato di riassumere i vari aspetti che sono interessati da questo fenomeno, quindi sia l'aspetto civilistico, quindi spiegando prima che cos'è il conto corrente, poi spiegando quali sono i vizi prevalenti nell'apertura di rete controcorrente, quindi parlo dell'anatocismo, parlo anche delle commissioni di massimo scoperto, degli interessi di uso piazza che ancora si trovano in circolazione, chiamo così, perché magari erano previsti nei contratti originari per i quali oggi la banca vanta una pretesa. Ma oltre all'aspetto civilistico, tocco anche in questo volume gli strumenti di difesa dal punto di vista antipenalistico, quindi come difendersi denunciando oppure per quale motivo si ravvisa, oltre che l'usura, spesso anche l'estorsione, cioè la tentata estorsione o estorsione consumata a causa della minaccia di azioni legali finalizzate ad ottenere una somma non dovuta. Oppure anche, ci sono alcuni cenni sul fondo anti-rati e anti-usura, quindi proprio il lato amministrativo. È chiaro che ogni anno, nelle varie edizioni, ogni anno, anzi no, ma circa in media ogni 2 o 3 anni, il periodo tra un'edizione e l'altra, ha portato poi anche alla maggiore, diciamo, voluminosità del libro, perché ci sono anche paragrafi più nuovi, diciamo, rispetto alla prima edizione. In questa quarta edizione, rispetto all'edizione precedente, ho affrontato la famosa sentenza delle Nazioni Unite del 2010 sulla prescrizione degli indebiti pagamenti, che ricordo, mentre prima dicevano c'era un orientamento, li sosteneva quello bancario, che 10 anni per avere i soldi indietro decorrevano dalle singole operazioni, quindi fosse tutto quanto prescritto. Un altro orientamento, quello invece vicino agli imprenditori, o più favorevole agli imprenditori, invece era che i 10 anni decorressero non dall'operazione ma dalla chiusura del conto. La Cassazione, con una sentenza che ha fatto un po' discutere anche sia i giuristi che gli avvocati, ma anche i commercialisti, ha fatto una classica soluzione, un po' chiamata all'italiana, una soluzione di compromesso, trapiantando in questa materia, il criterio che c'è in ambito fallimentare, quello di distinguere tra rimesse solutorie o ripristinatorie, quindi ipotizzando che un correntista non ha fatto nessun pagamento durante il rapporto, allora in quel caso c'ha tempo 10 anni dalla chiusura del conto. Se ha fatto dei versamenti, bisogna distinguere se erano dei versamenti che hanno recuperato la provvista, o meglio, hanno recuperato per la disponibilità del fido, o se erano invece proprio pagamenti che hanno estinto il debito nel corso del rapporto, diciamo così, utilizzando un po' termini così non perfettamente coincidenti, perfetti, propri. Oppure c'è anche un paragrafo sulla sentenza ulteriore, una sentenza ulteriore della Cassazione che ha confermato nel 2011, ha confermato il principio che anche, come se non avessimo scoperto, devono essere
computate nel tasso effettivo globale, e questo è un paragrafo che ho sviluppato ulteriormente sull'usura. Poi c'è anche un paragrafo ulteriore sui numerosi, comunque anche ho accennato in un paragrafo anche il dramma tra i danni patrimoniali e non patrimoniali subisce un imprenditore, ho anche accennato in qualche nota anche sul danno non patrimoniale più grosso che possa esistere, quello che purtroppo si registra ogni giorno sui quotidiani che anche leggiamo, cioè le vittime esasperate e spesso qualcuno ha anche rinunciato alla vita. E infatti, partendo adesso, tornando all'inizio del libro, anche se questo aspetto l'ho fatto nell'ultimo paragrafo, qui siamo nel proprio genocidio, purtroppo. Esatto, e proprio ricordando, non potendo ignorare questo libro ha una novità che non doveva essere una novità rispetto alle edizioni precedenti, c'è una dedica perché il libro, ho ripreso in questa quarta edizione una dedica che avevo scritto nella prima edizione, quando io personalmente nella mia famiglia stavo affrontando il buio totale, cioè l'epilogo di vicende denunciate sin dal 96, e che nel 2005 stavamo subendo le conseguenze peggiori, le conseguenze più nefaste, quella appunto della svendita di un patrimonio intero. Visto che poi in questi anni questo fenomeno è scoppiato, allora questa quarta edizione c'ha una dedica che poi tra l'altro non misi in quelle edizioni precedenti per uno sbaglio mio nel calcolo dei tempi della consegna della bozza all'editore, e quindi l'ho ripresa, visto che è sempre attuale purtroppo, e l'ho dedicata alla quarta edizione a quegli imprenditori e cittadini onesti che anche sacrificando la vita e i propri beni non hanno inteso cedere agli abusi e a quanti, pur sconfortati, continuano a credere nella giustizia. Perfetto. Senti, visto che tu hai parlato di codice penale, mi è venuto in mente quel famoso articolo 643, circonvenzione di incapace. Ora, è chiaro che l'articolo descrive una particolare situazione, però appunto ti stavo chiedendo la tua opinione. Ma non è una circonvenzione di incapace quando un poveraccio va, poveraccio sia esso ovviamente un semplice cittadino o anche un grosso professionista, un grosso imprenditore, che va a chiedere dei soldi in banca e la banca gli va a far firmare dei contratti capestro, dei contratti leonini, dei contratti giugulatori, e quello non si configura ugualmente la circonvenzione incapace, che uno non può portarsi dietro ogni volta l'avvocato, poi l'avvocato specializzato nella questione, che sta a guardare uno per uno tutti questi capitoli, tra l'altro scritti anche con una scrittura piccolissima. Questi dovrebbero essere denunciati non solo per estorsione, sta gente qui, ma anche per tentativo di circonvenzione. Sì, però il fenomeno poi alla fine dal punto di vista giuridico è un po' più complesso, perché bisogna fare un po' di attenzione, vedere appunto caso per caso quando si verifica la fattispecie e come si verifica, perché è chiaro che se in banca si presenta uno completamente invalido, non capace di volere, è un conto, cioè diciamo la circonvenzione di persona incapace presuppone a mio giudizio proprio la vera e propria Vita temporanea, no, questi si difenderanno, esatto, si difenderanno, però, dicendo ma, sì, ma l'interdetto è l'interdetto e qua e là, cioè, no, vabbè, ma allora l'interdetto non gli farai mai né un mutuo né un conto corrente. Ci può essere quella, infatti ci potrebbe essere, anche se non c'è una sentenza di interdizione o di inabilitazione o misure di sostegno, se anche non ci sono questi casi potrebbe esserci lo stesso la circonvenzione sulla incapace, se c'è quella cosiddetta incapacità naturale, si chiama, prevista dal codice civile, allora lì direi di sì, ci dovrebbe essere la circonvenzione naturale. Allora è un discorso che va sollevato, però bisogna fare attenzione, perché l'articolo 644, l'usura, già assorbirebbe questa ipotesi se venisse applicata concretamente, anche perché anche a livello giuridico la norma, se ricordo bene, dice fuori dei casi previsti dall'articolo 643, che è combinazione proprio dell'articolo precedente rispetto a quello dell'usura, però il reato di usura già in sé assorbe, diciamo, la circonvenzione capace, perché comunque c'è sempre un approfittamento sotto il bisogno, anche se poi alla fine nell'attuale sistema si dice un aggravante e non più un presupposto per la costituzione dell'illecito. Cioè, a dire una cosa, che nei procedimenti penali per usura si sottovaluta spesso la situazione, come sapevi dici tu, si sottovaluta spesso la situazione di difficoltà soggettiva, e si punta, anche gli stessi avvocati o stessi CTU puntano soltanto a vedere se è superato o meno il caso soglia,
ma dimenticando che il terzo comma nella seconda parte dice che sono altresì usurari gli interessi anche quando sono inferiori a tale limite, se chi li ha dati o promessi si trova in una situazione di difficoltà economico-finanziaria e gli interessi sono sproporzionati rispetto a quelli medi per operazioni simili. Con questo principio, che spesso viene dimenticato, facendo leva su questa norma e chiedendo, invocando ulteriori indagini in caso di richiesta di archiviazione, si è riusciti a ottenere a Frosinone, proprio recentemente, appunto, vorrei che tu, appunto, io infatti ho scritto alcune righe, dettagliassi su questo importante blog, successo infatti, che tu hai ottenuto. Infatti l'ho ottenuto il blog, non ti voglio vantare successi, non sono, faccio il mio lavoro, punto e basta, però probabilmente tanti altri farebbero ugualmente o ancora meglio, però dal punto di vista oggettivo si è riuscito a Frosinone a superare tre richieste di archiviazione successive. Il pubblico ministero e la terza volta addirittura la Procura Repubblica volevano chiedere l'archiviazione ritenendo che il tasso era superato, il tasso soglia, ma soltanto in pochi trimestri. A parte sarebbe questa qui già sufficiente per una condanna per usura anche l'1% in più, se fosse, o anche per un solo periodo, durante le indagini ho chiesto di sentire sommare informazioni di vari soggetti che hanno confermato sia il comportamento vessatorio tenuto dalla banca, tanto che la terza volta il GIP, un GIP molto attento, non ha tolto la richiesta di archiviazione ma ha disposto l'imputazione coatta, e in sede di udienza preliminare il 7 di giugno, proprio per questo principio, nonostante l'autorevolissima difesa avversaria del direttore generale della banca, il GUP ha ugualmente rinviato a giudizio per usura, proprio perché la precedente ordinanza di imputazione coatta anche per usura soggettiva precludeva ogni diversa valutazione, quindi comunque ha imposto correttamente il rinvio a giudizio, con tutto quanto ovviamente il diritto di difesa dell'imputato che avrà pieno contraddittorio nel processo, si difenderà, così come la parte civile che io difendo. Allora, a questo punto, in conclusione, prendiamo questo successo. Grazie. Come il primo botta, la prima che dovrebbe aprire una breccia, che dovrebbe aprire poi la valanga, e nella speranza che questo avvenga, capito, che la breccia si apra e si allarghi sempre di più, chiudiamo questa intervista sperando poi di una prossima edizione del libro, oppure la dichiarazione dell'avvenuta vittoria in questa importantissima causa presso il Tribunale di Frosinone. Arrivederci. Grazie a voi.